Scream, questa volta fai un vlog sul raduno, mi raccomando. Dai, Scream, mostraci un po' com'è andata. Sì, certo, stroncomaniaci. C'è solo un piccolo problema. Non ho una GoPro e tantomeno i soldi per poterla comprare. Tutto quello che possiedo è questa videocamera da 480 euro e non è certo un apparecchio adatto per girare in luoghi particolarmente affollati, soprattutto se lo usi per lavorare. Ma usa lo smartphone. Sì, certo. Peccato che questo coso faccia delle riprese d'acquario, nel senso che sembra di stare sott'acqua e quindi niente. Vabbè, alla fine sto raduno al Nerd Show di Bologna c'è stato. Sì, solo per voi mi sono portato dietro la videocamera. Però il microfono a fucile da 150 euro l'ho lasciato a casa. Sapete com'è. La partenza è stata un po' traumatica, sarà non so per via della notte insonne, o del gatto nero che mi ha tagliato la strada non appena sono uscito di casa, o ancora perché avevo perso il treno, per fortuna ce n'era un altro 10 minuti dopo. Quindi via, in carrozza, lontano dalle lande perennemente nebbiose che mi tengono prigioniero, anche se tutto sommato c'era un bel tempo, solo perché era possibile distinguere le campagne dal cielo. Dimensione di viaggio, il panorama è lo stesso, però si vede che sono uscite dalle nostre lande perché non c'è più la nebbia. C'è più la nebbia. Ma chi se ne dà il viaggio monotono, mi ero portato dietro del materiale d'emergenza e Pippo Franco una garanzia. Mi è sempre piaciuta Bologna, dalla cultura e l'arte al folklore popolare, dall'odore irresistibile di lasagne e tortellini a quello acre pungente dei pancabestia, a un po' di tutto, persino nei graffiti sui muri è difficile trovare un errore di grammatica, insomma c'è un motivo se viene soprannominata la città dotta. Ed è stato osservando questo manifesto pubblicitario che mi è sorto un dubbio atroce: perché in questa inquadratura e con questa angolazione Claudio Baglioni somiglia al Michael Jackson degli anni 80? Sì, lo so, è da brividi. Dopo ben 2 km di passeggiata, finalmente raggiungo il Nerd Show. 12 euro di biglietto d'ingresso per ricordarmi di essere agorafobico. Dovevo vincere la mia fobia ad ogni costo, affrontarla assieme alla folla, insomma, ricorrere a una terapia d'urto. Che bello essere agorafobici! Inutile girarci intorno, mi serviva una mano. Qualcosa che mi desse la carica, che mi aiutasse a riacquistare il controllo, Il flambebo! Cioè, era un segno del destino, un aiuto dal cielo. Non poteva essere un caso. Sì, ok, da sostenitore dell'originale preferivo un flambeomer, ma pazienza, non era il caso di essere schizzinosamente pignoli. L'ingrediente segreto è... Sciroppo per tosse! Nient'altro che semplice come uno sciroppo per la tosse dei bambini in libero commercio! Oh, ci credi o no? Sale sciroppo per la tosse, per bambini. Ora non avevo più scuse, era giunto il momento di agganciare qualcuno. Salutato così qualche stroncomaniaco un po' suonato lungo il travagliato percorso, Salve, un saluto a lei! ho seguito la scia che mi ha condotto verso il primo grande artista della fiera. E credetemi, scia non è una parola scelta a caso. E basta seguire i decibel! Talentuoso e dir poco, io lo definirei eroe, non solo per le sue capacità, ma anche per la forza d'animo dimostrata sfoggiando smanicato in quella che, seppur bella, era pur sempre una fredda giornata di febbraio. Siamo qui al... Io sono... Sembra estate, guardate. Siamo... Reduci da una serata, a meno che per quanto riguarda una bottiglia di prosecco. E niente, sono qua vicino al ring, che ci sono i lottatori. Mi sono già fatto riconoscere, diciamo, e ho già fatto il... 5, 4, 3, 2, 1. Si è appannato, si è appannato. Lì c'è Crua 89 e là c'è Ruth Mysterio. Qua ci scappa la battaglia dei decibel. E una cosettina, anche se piccola piccola, effettivamente c'è stata. Peccato che il mio cameraman di fiducia non abbia ripreso nulla. Tranquilli, adesso è diventato il cameraman di YouTube anche io. Lasciato Ruth Mysterio alle sue imprese, ho avvertito nuovamente la necessità di calmare l'animo. Insomma, gli effetti del flambebo stavano cessando, infatti mi stava tornando la tosse, ma come fai a trovare un'oasi di pace in un evento così affollato? Stavo perdendo tutte le speranze quando a un certo punto un'aura zen mi ha calamitato verso un break inaspettato. Nerd Show e condividerà con noi
il suo amore per i videogiochi in particolare. Maestro Sabaku, cioè, anche se non ci ho capito una mazza di quello che ha detto, sono riuscito a ritrovare la calma anche solo con il suono pacifico della sua voce. Sì, a quello e anche grazie a un'altra inaspettata sorpresa. The Landing di Final Fantasy VIII? Adesso sì che potevo affrontare proprio tutto, qualsiasi battaglia, qualsiasi fobia, qualsiasi imprevisto. Beh, quasi qualsiasi imprevisto. Come punto di ritrovo per il raduno avevo scelto una caffetteria situata a 800 metri dalla fiera. Sì, dovevo uscire dal Nerd Show. E dove sarà il problema, direte voi? Sto muovendo per arrivare al punto dove è stato stabilito il raduno. Sapete qual è la novità? Che una volta usciti bisogna rifare il biglietto se vuoi rientrare. Quindi oggi vago biglietto doppio. Bella organizzazione, grazie SIAE. Non c'è stato verso di ottenere un timbro, uno strappo alla regola, nulla. Mi ero anche recato in segreteria, ma Nisba, e come se non bastasse, era appena iniziato il concerto dei Manowar. Mannaggia l'incompatibilità di orario. Pazienza, non avevo tempo da perdere e qualcuno mi stava già aspettando. Chihuahua. Chihuahua. Guarda un po' la rovina degli youtubers italiani, guarda, voglio, i video comici che... Voglio le royalty, no? Eccolo lì il mitico Mighty, finalmente l'occasione di conoscerlo di persona. E ve lo posso garantire, è un personaggione, una bella persona, e c'ha pure l'accento romagnolo. Perché sei scomparso da tempo in me? È una lunga storia dolorosa. Che si chiama vita, vita! Nel frattempo la caffetteria stava iniziando a riempirsi con i primi fans e la situazione stava già sfuggendo di mano. Bisogna stroncare qualcosa che abbiamo visto tutti. Dai, adesso siamo di nuovo troppo belli, non lo so, ce l'ho anche qua, ce l'ho. No, no, film per favore, recensione. Film, non robaccia proprio. Film brutti, non robaccia. Troppo belli non è neanche. Nuovo ordine mondiale, un film. Scusa. Esatto, dica. Questo piccolo grande amore con Ramboa, anni 80. Aspetta che ti faccio lo zoom e ci metto la musica drammatica. Vabbè, siamo pochi, lo posso dire. Sì, siamo pochi, questo andrà nel vlog. Oh. No, lo taglio. Tanto non lo vede nessuno il tuo canale. Non è stato facile gestire la pressione. Più persone entravano e più mi sentivo in obbligo di dire o fare qualcosa per loro. Ma poi alla fine ho capito. Insomma, l'importante è dimostrare disponibilità e cortesia. Posso fare una foto con te? Ok, no! Dopo aver rovinato qualche foto gettando via tutto il carisma di cui disponevo, è partita l'iniziativa che ha trasformato il raduno combinato in un raduno combinato evento, i quiz. 15 domande a risposta aperta da parte mia, seguite da 15 domande da parte di Mighty. Quindi due gare e due premi. E eccovi il mio vincitore. Iniziamo, le prime sono un pochino più semplici. Vincitore. Sto facendo un video musicale anni 90, perfetto. No, seriamente, quest'uomo mi ha fatto paura. Come si chiamava? E la sapeva. Cosa hanno in comune? E la sapeva. Spazientito gli ho chiesto, qual è stata l'ultima volta che mi sono fatto una doccia? Ha risposto, Natale 1996. Quello mi spia. Comunque si è portato a casa il DVD di Kazam, con il quale ho stroncato l'omonimo film, con tanto di autografo e dediche incorporati. Invece Mighty Pirate ha un po' barato, sì, perché lui ha messo in palio la sua copia personale di Troppo Belli. E diciamoci la verità, voleva solo sbarazzarsene, perché non puoi cedere col cuore una cosa come Troppo Belli. Nessuno può regalare un film come Troppo Belli. Consegnati i premi, scattate altre foto e ciarlato di ciofecone, il gruppo si è diviso in due, poiché era giunta l'ora di tornare in fiera e rovinare il raduno a un nostro collega. Sì, un sabotaggio programmato. Peccato che la fiera stessa abbia sabotato il sabotaggio. Sì, perché ho dovuto rifare il biglietto e questo, diciamo, ci ha fatto perdere tempo. Insomma, siamo arrivati un po' tardi, però siamo arrivati. Ed eccolo qua, il peggior divulgatore scientifico d'Europa. Sì, ma sono peggiore della famiglia Angela. Poi, promotore del disagio. Perfetto. Piero stentatore dell'ubriachezza molesta. Assolutamente vero. Come negarlo? Anzi, ti dirò, sono tutte obvietà.
Infatti mica lo sto offendendo. No, anzi. Sì, di nuovo lui, Barba Scura X, anche se in versione motociclista dei Village People, ma questa volta gli avevo portato lui, Mighty Pirate, quindi il pirata e il capitano. Ah, e in mezzo ci stava anche un Ludo Thorn. Ma dai, mettetevi vicino, va. La coppia. Se lo scontro fra pirati. Quanti pirati? Quello lì dietro che si nasconde invece il tizio che ci ha rovinato con uno speciale di Natale, diciamo, birilloso. No, io non l'ho visto. Io, allora, lui non l'ha visto, ma io non rovino niente perché per me è la normalità. E quindi. E questo ve l'aspetta, aspetta, faccio lo zoom sporco. E questo vi dice tanto su. sull'entità di costui. Davanti allo stand della Pumpling si era creata una voragine di disagio assoluto. Io, Mighty, Barbascura, era persino tornato Ruth Mysterio. E c'era anche qualche altro volto noto che non ha certo bisogno di presentazioni. Conosci qualcuno che se ne intende di film? Dicono costui. Chiamamelo. Scusami, ti cercano. Conosci qualcuno che se ne intende di film? No. Ma ne ha indicato te, Rocky. Da là, là. Ne in fondo che ne parla ogni tanto. Insomma, c'erano tutti, ma... proprio tutti, no, intendo tutti, e se dico tutti, intendo veramente tutti. Poi ti lasciamo tranquillo. No, ti rappiamo per le prossime 3-4 ore, guarda qui, guarda qua il terzo grado. Giovanni Cacioppo, lì davanti a noi da Comune Mortale. Insomma, un finale magico per una giornata magica, giusto? Sono in stazione, sono le 18.40 e mi sono detto, beh, nessun problema, perché tanto per dove devo andare praticamente parte un treno all'ora. Sì, se non fosse che la metà è saltata perché oggi è sabato e nei prefestivi non va. E l'altra metà non va proprio perché specificatamente di sabato non parte. Quindi il mio prossimo è alle 20.10. Avessi qualche spicciolo per consumare, non so, un caffè in un bar, così, per passare il tempo. Peccato che il doppio biglietto mi abbia ridotto sul lastrico. E ora si aspetta il freddo. Insomma, la morale è, se potete, non portatevi dietro i soldi contati. Meglio avere una riserva d'emergenza. Ah, e ovviamente stavo scherzando, sono stato in sala d'attesa. E mica sono così scemo da aspettare davvero fuori al freddo. Meglio a distanza di due sedie da un barbone che dormiva e che non ho ripreso per non guastargli il sonno. Alla fine ce l'ho fatta, sono salito su un treno che in teoria puntava verso Nebbiopoli. Sono rimasto giusto qualche secondo a contemplare gli acquisti della giornata, più una sentita donazione di He-Man, i dominatori dell'universo. Sì, l'ho sentita molto, forse troppo. Vabbè, meglio ributtarsi nelle letture colte. Ed eccomi tornato a casa. Non fate caso se nel sottofondo sentite ululati o proiettili che fischiano, cioè qui è normale. Allora, che considerazioni ho della giornata di oggi? Ti dico questo, davanti a me in treno era seduto un ragazzo che credo abbia pensato questo qui davanti deve essere un ebete, perché ogni volta che tipo buttava l'occhio su di me o stavo col sorriso o addirittura cioè, trattenevo proprio delle risatine, perché durante il viaggio in treno semplicemente mi sono messo a ripercorrere mentalmente, a pensare a un po' quello che è successo oggi. Al raduno con i fan, alle persone che mi fermavano, mi chiedevano una foto. Ancora non sono abituato a tutto questo. Poi ho conosciuto Mighty Pirate, che si è rivelato un personaggio eccezionale, così come Ruth Mysterio, che è fuori di testa, e il suo manager non è da meno. Ho rivisto Barba Scura, Vittor Lazzo e niente. In generale, mi sa che porterò abbastanza a lungo nella memoria la giornata di oggi. Sì, qualche imprevisto, ma non importa. Ne valsa la pena. Chi se ne frega del doppio biglietto, che si tengono i miei soldi. Quindi, rimane solo una domanda che mi hanno posto in tanti, no? Curiosamente. Ma tu lo conosci, Barbascura? Ma qual è il vero nome di Barbascura? Come si chiama Barbascura? Vedete... Sì, lo conosco. Cioè, so come si chiama. Però non è giusto che ve lo riveli, è un po' come Bruce Wayne e Batman, cioè lui non vuole rivelarlo perché c'è una certa aura di mistero. Quindi mi spiace deludervi, ma Nisba, non ve lo posso dire. Anche perché Concettino si arrabbierebbe.